quando tu lodi, Dio ti libera. Potete dire amen. Siamo nella libertà. Quando tu lodi, si spezzano le catene. Alleluia. Quando tu lodi Cristo, il diavolo fugge, i demoni fuggono via. Alleluia! Come quando il re Davide, gloria al Signore, suonava l'arpa, gli spiriti cattivi si allontanavano. Amen. Ecco perché nella lode c'è la potenza di Dio. Amen. Ma non solo nella lode, nel Vangelo. Alleluia. Il Vangelo è potenza di Dio. E le lodi devono essere sempre basate nella parola. Noi non possiamo cantare altre musiche come oggi ci sono, purtroppo, caro fratello, in certe comunità, musiche moderne, musiche rock, quasi quasi musica da discoteca nelle comunità, ma non deve essere così. Dite a me se siete d'accordo. Noi dobbiamo cantare inni, cantici e salmi spirituali. Inni spirituali. Che siano unti dallo Spirito Santo. Gloria al Padre. Una gioia essere qui, io non me lo aspettavo. Io nell'amore, nella semplicità, vedendo fuori, diciamo così, il cartello della comunità, della Chiesa, ho visto il nome del fratello Gianni, ho detto, ma magari sarà lui. E gli ho mandato un messaggio e abbiamo avuto la gioia di rincontrarci qui nelle strade di Luino. Alleluia. Dove, gloria a Dio, dove io non ero mai venuto qui, ma grazie a Dio che ci ha fatto incontrare anche dei fratelli, la sorella Giuseppina, il fratello Luigi, il fratello pure, amen, gloria a Dio, Claudio, gloria a Dio, la sua famiglia, e siamo qui per fede, anche a conoscere tutti voi, che è una benedizione, amen? Amen, amen, alleluia, perché dice la Bibbia quanto è bello e buono che i fratelli stiano insieme nell'unità. Amen. Alleluia. Amen. Nell'unità dello Spirito. Dello Spirito Santo. Non nell'unità di una denominazione. Ma nell'unità dello Spirito. Perché in questo mondo c'è solo una Chiesa. La Chiesa di Cristo. Amen. Alleluia. Le etichette davanti a Dio non contano. Amen. A volte noi ci innamoriamo di un'etichetta, di uno stemma, di un titolo, di un cartello, ma noi dobbiamo innamorarci di Cristo. Amen. Amen. Innamorarci di Gesù che ha dato la sua vita. Amen. Per noi. Il nostro caro fratello mi diceva, quando mi disse di venire a predicare, io gli ho detto, fratello, io devo andare via, siamo qua di passaggio, però abbiamo detto, se Dio vuole, se è la volontà di Dio, ci fermeremo per condividere insieme. Amen. Gloria a Dio. Ed è una grande gioia essere qui. Il Signore ha messo nel mio cuore un brano, amen, vi voglio dire tra parentesi, di pregare per le anime che per la gloria del Signore questa mattina hanno ascoltato l'Evangelo qui nelle strade, nel mercatino qui a Luino. Gesù ci ha dato la forza, amen, amen, di gridare la parola del Signore, di dire che solo Gesù salva. Alleluia. Quanti lo credono? Amen. Amen. Gesù è l'unica salvezza e tu devi essere uno strumento per dirlo fuori, dove ci sono anime perse, schiave del diavolo, del vizio, dell'idolatria, della depressione, delle paure, delle angosce. Noi dobbiamo dire loro, Gesù ti può liberare. Alleluia. Alleluia. Può spezzare le catene del peccato. Ti può far rinascere una nuova creatura in Cristo. Amen. Tu devi aprire la bocca, fratello, servo dell'Eterno, per dire, convertitevi al Signore perché il tempo finirà. Alleluia. Il tempo della grazia finirà. Noi lo sappiamo, fratelli. E se la sentinella non parla, diventa colpevole. Che Dio ci aiuti. Amen. Amen. Questa sera Dio mi ha messo in cuore un tema. Il fratello mi disse, che tema porta? Io stavo per dirgli, non lo so, perché lo Spirito Santo deve parlare. Io magari posso farmi un tema, ma nell'ultimo minuto lo Spirito Santo mi cambia il tema. Alleluia. Alleluia. Oh, gloria a Dio, perché lo Spirito di Dio soffia dove vuole.
Lo credete ancora oggi? Crediamo, Chiesa del Signore, alla potenza dello Spirito Santo. Amen. Amen. È Lui che fa crescere la Chiesa. La potenza dello Spirito Santo. Se vogliamo dare un titolo a questo messaggio biblico, una vera Chiesa deve crescere. Amen. Amen. Una vera Chiesa di Gesù Cristo, guidata da Dio, deve crescere. Amen. 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 Una vera crescita nella Chiesa del Signore. Dio mi ha messo questo nel cuore, voglio invitarvi ad aprire la scrittura nel libro degli Atti. Alleluia! Oh, gloria a Dio! E quegli atti devono continuare oggi in te. Il libro degli Atti, alleluia, si deve incorporare nella tua vita. Alleluia. Deve continuare nella nostra vita. Se tu non vedi gli atti dello Spirito Santo, tu non sei un vero credente, non sei un vero convertito. Amen. Perché Gesù disse: nel mio nome, alleluia, scaccerete i demoni. Nel mio nome parlerete nuove lingue. Amen. Nel nome di Gesù c'è la potenza, alleluia. E nel vero Vangelo c'è la potenza di Dio. Dobbiamo vedere le opere di Dio, gli atti dello Spirito. Il libro degli Atti deve continuare nella tua vita. Il libro degli Atti deve diventare una realtà nella vita della Chiesa di oggi. Oggi purtroppo in tante chiese vediamo che c'è una freddezza. Il materialismo, il formalismo, gli schemi umani, le regole umane, non si dice più alleluia, non si dice più gloria a Dio, non si predica più la sana dottrina in tante comunità, ma noi vogliamo continuare con il libro degli Atti. Alleluia. 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 Gloria. Vogliamo continuare, alleluia, con il fuoco di Dio. Alleluia, quel fuoco che bruciava i serpenti, alleluia. Alleluia, quel fuoco che bruciava le fatture, le stregonerie, alleluia. Alleluia, quel fuoco che rialzava i paralitici, che guariva i ciechi, alleluia, il fuoco della parola di Dio deve continuare in te. Amen. Deve continuare in te, servo del Signore. Quando tu apri la bocca, alleluia, le tenebre devono tremare. Le tenebre devono scomparire, le persone devono essere liberate. Alleluia, ti voglio dire ancora di più: quando si predica il vero Vangelo, le persone si consacrano. C'è una santificazione, una preparazione per il regno dei cieli. Perché in cielo noi non possiamo entrare a modo nostro. Il Vangelo ci santifica, la parola ci purifica, ci cambia. Toglie via il vecchio carattere, quel caratterino permaloso, quel caratterino orgoglioso che tutti avevamo, l'orgoglio, la vanità, il Vangelo, il fuoco di Dio brucia tutto. Alleluia. 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 Il fuoco di Dio brucia il vizio. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Oggi ci sono comunità, caro servo, dove permettono di tutto, credenti che fumano, credenti che bevono alcol, si ubriacano, credenti che fanno ogni cosa malvagia, vivono come il mondo e poi vogliono profetizzare, vogliono lodare, vogliono predicare. No, ti devi convertire prima. Amen. Amen. Allora lì ci sarà una crescita. Amen. E lì ci sarà una crescita nella Chiesa, nella nostra vita. Alleluia. Quando c'è una consacrazione, una separazione, alleluia. Quando c'è una vita totalmente arresa nelle mani di Cristo. Per la volontà di Cristo. Vogliamo leggere Atti? Amen. Capitolo 9. Voglio leggere insieme a tutti voi. Alleluia, abbiamo ancora un pochino di tempo. Atti 9, 31, quando lo trovate dite amen. Vedo poche Bibbie aperte qui, eh? Dio mio, aiutaci. Vedo poche Bibbie, amen, gloria al Signore. Nella vera Chiesa ci deve essere la Bibbia. Alleluia, non solo nel pulpito. Guarda qua che bibbione che abbiamo. Alleluia.
E tu dove ce l'hai la Bibbia? Mi ce l'hai la Bibbia? Amen. Amen. Alleluia. Dobbiamo aprire la Bibbia. Qua c'è la rivelazione. Qua c'è la conoscenza. Qua c'è la vera potenza. Alleluia. Nella Bibbia, nella parola del Signore. Gloria a Dio. Non so se senti quella potenza. Alleluia. Alleluia. Io sento una potenza, mio Dio. Oh, gloria al suo nome. Padre, guidaci ancora in questo messaggio questa sera. Alleluia. Dio mio, tu sai che sono un servo inutile, sono polvere. Signore, sono qui per grazia, non per meriti, Signore, perché noi non meritiamo niente umanamente, meritiamo solo l'inferno, la condanna, ma tu ci hai dato Alleluia. Gesù. Alleluia. Gloria. Tu ci hai dato il sangue. Oh. Ci hai dato il dono dello Spirito Santo che ci rende strumenti nelle tue mani, Signore. Parla tu questa sera, parla ai tuoi figli una parola di incoraggiamento, di liberazione, di guarigione, di vittoria. E se c'è bisogno anche di correzione, perché tu correggi colui che ami, Signore, come un buon padre. Alleluia! Che correggi i suoi figli, metti tu la parola nella mia bocca e che la tua parola penetri nelle profondità, scenda nelle profondità di ogni cuore e operi con la tua gloria, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Atti 9:31 dice così: per la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dice così la Chiesa in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed erano edificate. Amen. Amen. E camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo si moltiplicavano. Alleluia. Qui parla, carissimi, nella grazia di una vera crescita nella Chiesa di Cristo, di una vera crescita nell'opera di Dio. Amen? Amen. E l'opera di Dio siamo noi, con tanto rispetto, ve lo dico nell'amore dell'opera di Dio non sono le mura. Amen? Amen. L'opera di Dio non sono le sedie. Amen? Anche se Dio le vuole riempire. Alleluia. Dio non vuole che siano vuote, alleluia. Ma Dio non vuole che il tuo cuore sia vuoto. Amen. Le sedie ogni tanto possono stare vuote, ma il tuo cuore no. Alleluia. Gloria. Il tuo cuore deve essere pieno della gloria di Dio, alleluia. Del fuoco di Dio. Amen. Della conoscenza di Dio, del timore di Dio. Amen. Alleluia. Anche se a volte il portafoglio è vuoto, anche se a volte, alleluia, le cose che noi preghiamo non le vediamo subito, a volte il locale è vuoto, ma l'importante è che il tuo cuore è pieno dell'unzione. Amen. Amen. Dello Spirito Santo, amen, della presenza del Signore, cari fratelli e sorelle in Cristo, alleluia. Questa parola parla di una crescita spirituale che c'era nella Chiesa primitiva. Amen. Oggi la Chiesa del Signore, che è composta da tante comunità locali, comunità regionali, chiese, denominazioni, ma la Chiesa è una. Alleluia. Alleluia. Cristo verrà per una Chiesa. Alleluia. Una Chiesa lavata nel sangue, che ubbidisce, che si consacra. Amen. Amen. Che cammina nelle vie del Signore. Gloria a Dio. Amen. Amen. Alleluia. Stai camminando nelle vie del Signore? Stiamo camminando nelle vie del Signore? O veniamo solo a un culto settimanale? Amen. Stiamo camminando con Gesù? Enoch fu rapito perché camminò con Dio. Alleluia. Amen. Cari, Enoch non era evangelico, eh? Enoch non era pentecostale, Enoch non era un corista, uno che, non lo so, predicava. Enoch camminò con Dio. Alleluia. Alleluia. Gloria. Oh, gloria al Signore. Se vuoi entrare nel regno dei cieli devi camminare con Dio. Amen.
non con il diavolo, non con i demoni, non con il peccato, non con i mondani, non con le cose del mondo. Dobbiamo camminare nella via stretta. Amen. Alleluia. Amen. Oh, che gioia camminare nella via stretta. Io c'ho una grande gioia di Gesù. Anche se magari mi vedi che grido, sembro arrabbiato, no, non sono arrabbiato. Alleluia. Alleluia. C'ho la gioia del Signore, a soli che mancherai. Alleluia. Tu devi camminare con Cristo. Amen. E lì non ti importa niente, amen. Non ti importa che titolo hai, non ti importa se ti dicono che sei bravo, che sei bello, non ti importa niente se c'hai il cartellino, se c'hai la cravatta, se c'hai quello. No, ma c'è la presenza di Gesù. Alleluia. Amen. E quando c'è la presenza di Gesù, abbiamo tutto. Amen. Amen. Quando c'è la presenza di Gesù, alleluia, noi siamo ripieni, siamo soddisfatti. Alleluia, siamo, alleluia, più che vincitori. Amen. In Cristo. Amen. In Cristo. Gloria. Alleluia, benedetto il nome del Signore. Amen. Questo verso, cari fratelli e sorelle, parla di una crescita gloriosa, potente, meravigliosa che c'era, alleluia, nella Chiesa di Cristo, alleluia, dei primi discepoli. Amen. E se noi vogliamo vedere, fratelli, una crescita in mezzo a noi, una vera crescita nella Chiesa, vogliamo vedere la gloria di Dio. Alleluia. Nella Chiesa, anche noi dobbiamo camminare come i primi discepoli. Amen. Alleluia. Amen. Perché non c'è un altro Vangelo, eh? Non c'è un Vangelo per i giovani, non c'è un Vangelo per i ragazzini, per un Vangelo per attirare le masse che iniziamo a fare cose che non sono bibliche, fratelli. Iniziamo a fare balli, cose che non hanno base biblica, teatrini, scenette, tante cose, alcuni addirittura si vestono da pagliacci, vanno in giro coi palloncini a cercare di prendere le anime, ma le anime si prendono con la parola della verità. Amen. Con la predicazione dell'Evangelo. Amen. E con una buona testimonianza. Perché tu devi parlare di Gesù, ma devi dare anche una buona testimonianza. Io devo parlare di Gesù, ma devo dare anche una buona testimonianza. Camminare come camminavano i primi discepoli. Perché se io lavoro in fabbrica e parlo di Gesù, oh, Gesù ti ama. Amen. Amen. Gesù ti vuole salvare, Gesù è la via, la verità, la vita. E poi quando escono dicono, loro dicono, ma quello lì parla di Gesù, ma è un bugiardo. Poi quando è con noi ride delle barzellette sporche, anche lui fuma, anche lui fa le cose che noi facciamo, è un ipocrita, è un falso, è una persona che dice belle parole ma non le fa. Noi dobbiamo dare una buona testimonianza. Amen. Alleluia, dobbiamo portare il profumo di Cristo. Alleluia. Amen. Amen. È lì che c'è una vera crescita nella Chiesa del Signore. Quello che mi tocca, fratelli, che prima di questo versetto che abbiamo letto, Atti 9:31, che le chiese, ma qui dice le chiese, ma l'antica Diodati dice la Chiesa. Alleluia. Alleluia. La Chiesa, vedete? La Chiesa, perché non ci sono tante chiese, c'è solo una Chiesa. Gli uomini fanno a volte i loro partiti politici, le loro etichette, le loro denominazioni, ma la vera Chiesa è una. In Cristo, nel Vangelo, nella fede, nella nuova nascita, nella comunione fraterna, nella comunione dello Spirito Santo. Vedete, al caro fratello Gianni, io erano tanti anni che non lo vedevo, però ci siamo salutati nell'amore di Cristo, dopo tanti anni, come veri fratelli, come veri amici, nella gioia, nella semplicità. Questo vuole Dio. Allora la Chiesa cresce. Alleluia. Alleluia. Ma se io ci avessi invidia del fratello, sì, è bravo, però sai, inizio a vedere cose sbagliate, inizio a dire cose sbagliate, inizio a pensare cose sbagliate, a avere invidie, gelosie, ad avere brutti, non ci può essere una vera fratellanza.
dobbiamo stare uniti in Cristo. Amen. Come dicevo l'altro giorno a qualcuno, nella Chiesa di Cristo tutti abbiamo dei difetti. Io ho dei difetti, tu hai dei difetti, io ho delle imperfezioni, ho delle cose ancora da aggiustare. Amen? E anche tu, alleluia, amen, anche amen. Tu c'hai dei difetti, gloria a Dio, e Gesù li vuole aggiustare, amen, ti vuole modificare, ti vuole rinnovare, rigenerare, togliere quel cattivo carattere che a volte esce fuori, quell'orgoglio, che ci arrabbiamo, diventiamo permalosi, qualunque parolina già viene un'irritazione, viene una specie di calore dentro. Tu devi avere un altro calore, il calore del fuoco dello Spirito Santo. Alleluia. Ma la Chiesa cresceva, fratelli, ai tempi degli apostoli, perché erano uniti, erano sinceri, erano umili, erano consacrati. Amen. Erano veri uomini di Dio, vere donne di Dio. C'era la verità, c'era la parola. Alleluia, gloria a Dio. C'era, alleluia, il timore di Dio, abbiamo letto. E quello che mi tocca il cuore è che prima di questo versetto c'è stata la conversione di Saulo. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, quando noi siamo uniti, Dio converte i peggiori. Quando tu sei una persona di buona testimonianza, che predichi la verità, e c'è anche il supporto dello Spirito Santo perché tu vivi la verità, Dio cambia i peggiori elementi. Amen. E li porta nella comunità. Alleluia. Per essere una testimonianza, Saulo era un uomo perverso, era un malvagio, era un indemoniato, perseguitava i cristiani. Saulo faceva del male ai cristiani, andava a cercarli, a maltrattarli, ma siccome la Chiesa era unita, loro pregavano. Amen? Amen. Noi dobbiamo pregare, fratelli, eh? Noi dobbiamo pregare, dobbiamo vivere una vita di preghiera. Loro pregavano, loro invocavano la potenza di Dio. Amen. E avvenne un grande miracolo che loro stessi non se lo aspettavano, perché quando Saulo si convertì tutti avevano paura di lui, non lo volevano accogliere nella comunità perché dicevano: ma questo qua è un malvagio. Avevano paura, non pensavano che era veramente convertito, perché Dio può fare un miracolo così grande che tu non te lo immagini. Amen. Amen. Alleluia. Dio può darti una risposta così potente che tu non te lo aspetti. Alleluia. Amen. Dio può fare, alleluia, un'opera così grande che va al di là delle nostre immaginazioni. Alleluia. Amen. 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 Dio può fare un miracolo potente in mezzo a noi, nelle nostre famiglie, nella comunità, nella Chiesa di Cristo. Perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Alleluia. Amen. Egli non cambia. Grazie, Signore. Come Gesù convertì Saulo, e fu un miracolo inaspettato per quella chiesa. La chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace. Perché loro vedevano i miracoli? Perché nella comunità, nel cuore dei cristiani c'era la pace. Amen. Non litigavano tra di loro, non c'erano le invidie, le gelosie, le critiche inutili, ma c'era la pace. Tu devi avere pace con la sorella. Amen. Alleluia. Devi avere pace col fratello. Se vuoi vedere la gloria di Dio, vuoi vedere i miracoli di Dio. Alleluia. Devi avere pace, alleluia, anche col vicino di casa. Alleluia. Col datore di lavoro. Amen. Amen. Dobbiamo avere pace con tutti. Gloria a Dio. E allora noi possiamo vedere i miracoli del Signore.
Quando c'è un cuore in pace, noi possiamo avere una comunione con Dio, fratelli, nella quale non ci sono barriere, non ci sono ostacoli. Anche se dite pochi amen, è la verità. Amen. Alleluia. Signore, aiutaci a dire amen. Perché amen conferma la parola. Tu dici sì, è vero. Io lo credo, è così. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Il diavolo ha paura quando tu dici amen. Il nemico ha paura quando tu dici amen. Perché guarda, quando tu dici amen, vuol dire che hai fede. Alleluia. Invece se stai zitto, la fede vuol dire che non è tanto forte. Se tu stai zitto così, non dici niente, non dici amen, non dici gloria a Dio, vuol dire che tu la fede ancora non ce l'hai come Dio vuole. Perché dice: io ho creduto e perciò ho parlato. Alleluia, alleluia. Gloria. Dai gloria a Dio. Alleluia. Se tu credi, devi parlare. Alleluia. Devi dire amen. Devi dire: Gesù, io credo. Io vedrò la tua gloria. Alleluia. Se tu credi, tu potrai dire al monte: spostati. Alleluia. E il monte si sposterà. Tu potrai dire al diavolo: esci fuori, Satana, nel nome di Gesù. Alleluia. Tu potrai dire alla malattia: vai fuori. Alleluia. Guardate, nel versetto dopo, Pietro andò in un luogo dove c'era una donna morta. Dopo quel versetto, dove c'era la pace, l'edificazione nella parola, loro crescevano nella parola. Perché ogni giorno, alleluia, i discepoli, alleluia, perseveravano nella dottrina degli apostoli. Alleluia. Amen. Amen. Nella comunione fraterna, nelle preghiere, loro perseveravano, alleluia. Erano ripieni dello Spirito Santo. Alleluia. Dio vuole che tu sei ripieno dello Spirito Santo. Gloria a te. Amen. 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 Dio vuole riempirti dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo ti darà una nuova autorità. Alleluia. Lo Spirito Santo ti risveglierà. Ti darà coraggio. Alleluia. Di non avere paura. Guardate, ve lo dico nell'amore, fratelli. Ci sono credenti che nemmeno in chiesa vengono con la Bibbia. Figurati fuori. Che Dio li liberi. Diciamo amen. Che Gesù ci aiuti. Se fosse per me, anche con questa Bibbia grossa andrei fuori a predicare. Gloria a Dio. Che bello. Oh, gloria a Dio. Credete al Vangelo di Gesù Cristo. Alleluia. Gesù ritorna. Gloria a Dio. Che Bibbia potente. Oh, gloria a Dio. Fratelli, quando noi siamo ripieni dello Spirito Santo, tu non ti vergogni del Vangelo. Amen. Perché se tu o io ci vergogniamo del Vangelo, un giorno Gesù si vergognerà di noi. Se tu hai paura di parlare di Gesù davanti a un compagno di lavoro, davanti a un vicino di casa, alcuni hanno paura di parlare di Cristo anche davanti alla nonna, alla nonnina che è cattolica, Marianna, c'ha le Madonnine, i Santini. No, no, non li posso parlare di Gesù, sennò la nonna mi sgrida. Ma dov'è l'unzione? Alleluia, dello Spirito Santo. Dov'è il fuoco di Dio? Dov'è la presenza di Dio? Alleluia. Se c'hai paura anche della nonna, Tomascine che te rebe, tu ti devi fortificare, devi essere ripieno della grazia di Dio. Amen, dell'amore di Dio. Quando c'è l'amore di Cristo non c'è paura. Cari, dice un versetto: l'amore perfetto caccia via la paura. Lo Spirito Santo scaccia via la paura. Prima io ero molto pauroso, fratello Gianni. Avevo tante paure, avevo una timidezza terribile, era come un macigno sopra di me, che io non ero libero, non potevo camminare libero, avevo paura di parlare con le persone. Ma quando è arrivato lo Spirito Santo, alleluia, le cose sono cambiate. Amen. 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 Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Gloria a Dio, perché quando arriva lo Spirito Santo le cose cambiano. Amen. Prima di tutto qui dentro. Cambia il carattere, cambia il cuore, cambia la mente. Non hai più quei pensieri carnali, quei pensieri mondani, quei pensieri sporchi. Oh, quante persone hanno i pensieri sporchi. Anche tra i credenti, pensieri sporchi. Dio vuole cambiare il tuo modo di pensare. Amen. Dio vuole abbattere le fortezze nella tua mente. Alleluia. Dio vuole darti una mente pura. Spirito Santo, alleluia. Una mente spirituale. Alleluia. Come dice il Salmo 23 che poi canteremo, alleluia. Alleluia. Tu ungi il mio capo con olio. Amen. La mia coppa tra bocca. Lo Spirito Santo ti vuole rinnovare. Amen. Tu gli puoi dire questa sera: Spirito Santo, riempimi. Alleluia. Spirito Santo, bisogno di te. Spirito Santo, guidami. Alleluia. Dimmi: Spirito Santo, trasformami. Alleluia. Purificami, Spirito Santo. Fratelli, se non c'è una vera consacrazione, non c'è l'unzione. Se non c'è un vero pentimento, non c'è un cambiamento. Se non c'è una vera umiliazione, non c'è una vera risurrezione. Alleluia. Alleluia. Chi si umilia sarà innalzato, dice Gesù. Amen. Amen. Nel versetto dopo vediamo un Pietro. Pietro era un uomo come noi. Pietro era un uomo come noi, aveva i difetti, aveva le sue mancanze, aveva la sua suocera. Era un uomo come noi. Alleluia. Gloria a Dio. Cristo vive. Era un uomo sposato, Pietro. Amen. Aveva la famiglia, aveva la moglie, ma aveva un fuoco di Dio. Alleluia. Alleluia. Che lo cambiò. Alleluia. Perché lui prima aveva rinnegato Gesù. Amen. Amen. Aveva rinnegato il Maestro davanti a una bambinella. Lì, quella notte, vi ricordate? Alleluia. E Pietro rinnegò il Maestro, ma poi vediamo dopo la discesa dello Spirito Santo, amen, il giorno che venne chiamato della Pentecoste. Alleluia, alleluia. Alleluia. Oh, gloria a Dio. Oh, quanti credono alla Bibbia? Amen. 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 Quanti credono che ancora oggi c'è una potenza dello Spirito Santo? Amen. Per farci vivere qualcosa di simile al giorno della Pentecoste. Amen. Perché Cristo è vivente. Abbiamo cantato, Egli risuscitò. Alleluia. Alleluia. Tu devi sperimentare la potenza dello Spirito Santo. Amen. Nel verso dopo dice che Pietro andò a far visita. Alleluia. A dei fratelli, a dei santi, guardate, santi che abitavano a Lidda. I cristiani nella chiesa primitiva venivano chiamati santi. Alleluia. Amen. Alleluia. Il Signore dice: siate santi perché io sono santo. Alleluia. Amen. Amen. E oggi noi dobbiamo tornare a questa realtà, che dobbiamo vivere una vita santa. Non con le tue forze, non con la tua bravura, non con la mia intelligenza, ma con la potenza dello Spirito di Dio. Amen. 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 Se lo Spirito Santo vive in te, tu diventerai un uomo santo. Tu sei una donna santa, separato dal mondo. Amen. Amen. Credete che la vera chiesa deve stare separata dal mondo? Amen. 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 Non amate il mondo, dice la Scrittura, nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perciò la vera chiesa non deve più amare le cose del mondo, i piaceri del mondo, le cose che il mondo ti offre, i divertimenti, le passioni del mondo. Cioè, oggi ci sono credenti, non solo in Italia ma anche in Sud America, e questo è critico, che sono più appassionati per i mondiali che per Gesù Cristo. Sono più appassionati per la squadra di calcio che per il Vangelo.
non siate tristi, alleluia. Alleluia. Gesù è con noi. Amen. Ci sono credenti che sono più appassionati per gli sport, per i film. Quando vedono una partita gridano come pazzi, ma quando devono lodare Dio stanno così. Sembra che c'è una museruola. Dio mio, che Dio ci aiuti. Se noi non gridiamo, grideranno le pietre. Amen. Amen. Dio vuole riempirci della potenza dello Spirito Santo. Pietro andò lì e c'era una donna morta, che era una sorella che aveva servito Dio, si chiamava, alleluia, Tabita, alleluia, si chiamava, gloria a Dio, era una donna che l'avevano trovata morta, più avanti, non in quel verso. E dissero: Pietro, vieni a pregare per lei. Amen. Alleluia. Alleluia. E Pietro entrò in quella stanza dove c'era questa donna chiamata Gazzella, Tabita. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio, che era una serva di Dio, ma era morta. E Pietro pregò, invocò Gesù, si mise in ginocchio. Alleluia. Alleluia. Quando noi ci mettiamo in ginocchio, le cose possono cambiare. Alleluia. 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 Nella tua famiglia, gloria, nella chiesa, dove a volte ci sono delle tabite morte, dei credenti che sembrano morti, degli evangelici che sembrano morti, ma la Bibbia dice: risvegliati, o tu che dormi, alleluia, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Pietro si mise in preghiera in quella stanza di sopra e pregava l'Iddio del cielo, l'Iddio di Israele, l'Iddio della gloria, invocava Gesù Cristo, invocava lo Spirito Santo. E poi Pietro prese coraggio e disse: Tabita, alzati. Alleluia. Amen. E la morta si rialzò. Amen. Oggi Dio vuole rialzare tanti morti anche nelle chiese. Amen. Fratelli, lo dico nell'amore di Dio, tanti che sono spenti nelle chiese, figuriamoci nel mondo, ma anche nelle chiese ci sono persone che sembrano morti, spenti. Alleluia. Che non hanno il fuoco di Dio, perché Gesù disse, e con questo finisco, Gesù disse a uno dei sette angeli delle chiese: tu hai il nome di vivere, ma sei morto. Sei morto, disse Gesù, affinché noi non siamo dei morti evangelici, dei morti spirituali. Dobbiamo avere la potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Dobbiamo avere un cuore puro. Dobbiamo stare uniti, come abbiamo letto lì in Atti 9. Amen. Dobbiamo camminare, fratelli, nel timore del Signore, nelle consolazioni dello Spirito. Alleluia. Per vedere la vita di Gesù dentro di noi. Amen. Amen. Se tu ti arrendi a Cristo, se tu ti consacri a Cristo, se tu vivi per Cristo, tu non sarai mai un morto spirituale, ma sarai un uomo vivo, una donna viva, una chiesa viva, amen, una chiesa che cresce, alleluia, non solo di numero, non solo di riempire le sedie, ma cresce interiormente, alleluia, alleluia, cresce nel carattere di Cristo, cresce nella purezza, cresce nella verità, cresce nell'amore, nella pace, cresce nello spirito. Vuoi crescere? Amen. Amen. Vuoi crescere? Amen. Nelle vie del Signore? Vuoi crescere? Allora arrenditi sempre di più a Cristo. Arrendiamoci sempre di più a Cristo. Umiliamoci sempre di più ai piedi di Cristo. Se hai avuto dei problemi con una sorella, chiamala, chiedigli perdono, perdonala. Alleluia. Se c'è il risentimento, se c'è il rancore, non possiamo crescere. Ma se c'è il perdono, amen. Alleluia. Se c'è l'amore, alleluia,
La pace! Cresciamo! Amen. Amen! Nella fede! Nella grazia, nella conoscenza di Cristo! E siamo una Chiesa potente! Amen. In Cristo! Amen. Amen! La vera crescita nella Chiesa di Cristo si vede nell'ubbidienza alla parola. Quando noi ubbidiamo alla parola, quando noi camminiamo nello Spirito, quando noi camminiamo, alleluia, nella verità, c'è una vera crescita nelle vie del Signore e tutti lo vedranno. Alleluia, perché Gesù ritorna. Amen. Amen, amen. Gesù ritorna. Perciò arrendiamoci sempre di più a Lui, fratello. Sorelle, mettiamoci nelle mani di Cristo questa sera come dei vasi che devono essere modellati, purificati dal Maestro e riempiti dallo Spirito Santo. Mettiti in piedi nella presenza del Signore. Amen. Mettiti in comunione col Signore in questi minuti. Alleluia. Alza la tua voce verso il Signore, perché Lui è qui. Oh Spirito Santo, perché dovunque ci sono due o tre, alleluia, nel mio nome, gloria, dice il Signore, ecco io sono lì in mezzo a loro. Il Signore sta passeggiando, vuole rinnovare la tua vita, vuole rinnovare la tua vita, alleluia, vuole ristorarti, alleluia, vuole fortificarti. Il Maestro è qui. Alzati, figlia di Sion, alzati, Chiesa di Cristo, alzati, Tabita, alzati, uomo, alzati, donna, alziamoci nel nome di Gesù, come le aquile, quelli che sperano nell'Eterno, si alzano a volo come le aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Digli al Signore questa sera, non guardare né a destra né a sinistra, tu che sei lì, prega Gesù, digli: Signore Gesù, dammi nuove forze, Signore, aiutami a vivere nello Spirito Santo, consacra ancora la mia vita, fammi tornare ai sentieri antichi. Noi vogliamo vivere come la Chiesa primitiva, come i primi discepoli, Signore, nell'amore, nell'unità, nella sincerità, nella preghiera, nella sana dottrina. Dì, Gesù, riempimi con lo Spirito Santo. Diglielo, diglielo. Siamo liberi qui di alzare la voce. Dì, Gesù, riempimi con lo Spirito Santo. Metti la tua mano su di me. Ungimi di olio santo. Purifica la mia mente. Purifica la mia anima. Purifica il mio corpo, che è il tempio di Dio. Rinnovami completamente, Padre che sei nei cieli, affinché io posso camminare come Enoch, posso camminare come i discepoli, posso camminare con Cristo nell'autorità, nella potenza dello Spirito Santo. Oh Padre, benedici questi tuoi figli, Padre, nel nome di Gesù, riempili di nuove forze, riempi i tuoi servi che hai messo in questo luogo, aiutali a servirti in un modo convenevole, Signore, a predicare la verità, a predicare la giustizia, alleluia, a predicare, Signore, il ravvedimento, la santificazione, alleluia, la volontà del Padre che sta in cielo. Ungi i tuoi servi per predicare il vero Vangelo di Cristo in questo luogo. Benedici i tuoi figli, Signore, inondali dello Spirito Santo. Tu conosci il bisogno di ognuno, Padre. Se c'è qualcuno che soffre nelle malattie, se c'è qualcuno che soffre in qualche battaglia mentale, in qualche battaglia con un vizio, Signore, toccalo questa sera. Alleluia. Spezza di catena questa sera.
Gesù, alleluia. Guarisci questa sera. Oh, Signor Gesù. Alleluia, nel nome di Gesù, Spirito Santo. Alleluia, visita quei cuori. Visita le malascine perché te le vescere le fai. Oh, rimarcio la raia, sì, alleluia. Alleluia, grazie nel nome di Gesù. Oh, alleluia. Grazie Gesù, alleluia. Intervieni Padre, nel nome di Gesù. Se hai una malattia, vuoi che preghiamo insieme, vieni davanti, puoi venire. Questo luogo è un luogo di preghiera. E se due o tre di noi chiedono qualunque cosa al Padre, Lui la farà. Se stai lottando con una malattia spirituale, con una malattia dell'anima, con un vizio, con un qualcosa che ti disturba, puoi venire davanti che pregheremo nel nome di Gesù. Puoi venire davanti, alleluia. Mentre cantiamo quel canto, caro servo del Signore. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Dichiaralo questa sera, dichiaralo, alleluia, con le mani alzate verso il cielo. Dì, Gesù, tu sei il mio pastore. Nulla mi mancherà. Tu non farai mai mancare la tua presenza nella mia vita. L'unzione dello Spirito Santo. L'amore, la pace, la gioia. Signore, nulla mi mancherà. Perché nel nome di Gesù abbiamo la vittoria. Amen. Gloria a Dio. Alleluia, Signore, riempi ognuno di noi ancora questa sera. Gloria, gloria al Signore. Alleluia, alleluia, grazie Padre. Oh, alleluia. Grazie Gesù. Ora bascere le catene. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei mai alcuno. Metti la tua mano sul tuo popolo, Signore, e la riposare. Fai l'opera nuova, fai miracoli potenti e chi mi guida a lungo la tua verità, mi dando sicurezza.
Grazie.